Grazie Presidente. E sinceramente, non lo so, io qui oggi ho sentito parlare tanto di tante, fatemelo passare il termine, lagnanze. Il consigliere Bordoni ha detto ci sono tanti problemi, criticità, ho sentito dire anche questa parola. Allora, visto che io ho l'onore di ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione Lavori Pubblici, invece volevo portare un po' di cose concrete, volevo parlare di cose concrete come mi piace fare. Allora, della situazione del canile della Muratella, io lo sono venuto a sapere dal municipio undicesimo che appunto ci ha chiesto aiuto alla fine del 2018 per capire i problemi che avevano alcune aree del canile dove non arrivava l'aria né calda né fredda. Io la farò breve, comunque è stato un lavoro che hanno portato avanti i tecnici del Dipartimento SIMO, hanno fatto diversi sopralluoghi. Devo dire che all'inizio i tecnici forse avevano sottovalutato le problematiche e quindi, sempre su spinta nostra, anche del Presidente Diacon, anche mia, sono andati più volte. Alla fine purtroppo hanno visto che gli impianti di condizionamento devono essere riparati con interventi importanti. Chiaramente poi, e questo è avvenuto nel febbraio 2019, ci sono volute poi le tempistiche per capire che tipo di intervento bisognava fare e quindi anche sostituzione degli impianti, dei refrigeratori, che sono due perché tra l'altro hanno anche un gas andato fuori legge, sono spenti chiaramente e quindi bisogna sostituire per intero, metterli quelli più moderni. Allora abbiamo atteso e ottenuto in variazione di bilancio votata la scorsa settimana 170.800 euro che appunto vanno a coprire le lavorazioni che si dovranno fare presso il canile della Muratella, nell'ala appunto dove dovrebbe andare poi la ASL, almeno così mi è stato sempre detto. Io ho già scritto all'indomani dell'approvazione della variazione appunto agli uffici perché devono ora, hanno i soldi, sanno che tipo di interventi devono fare e quindi ora devono andare a realizzare i lavori. Chiaramente, come faccio sempre io, come fa sempre la Commissione Lavori Pubblici, staremo sul pezzo perché, insomma, avendo ottenuto i fondi è giusto che si facciano i lavori. Io vado in chiusura già, Presidente, però sinceramente devo dire una cosa, perché sai, io molte volte sto zitta, ascoltiamo più o meno cose corrette, però certe volte credo che la correttezza debba essere portata in quest'Aula e ora le dico il perché. Allora, ho sentito due signore che hanno parlato dagli scranni vicino alla sindaca che sono stati al caldo oggi ad aspettare di salire. Ora, a me dispiace, credo dispiace a tutti, però volevo dire che il consiglio, le persone possono salire, questo capitava anche a me quando aspettavo giù di salire, quando ero dall'altra parte, la parte in cui torneremo tra poco, tra meno di 2 anni. Quando il consiglio è aperto, ebbene, il consiglio è stato aperto alle 17:15 proprio per mancanza delle opposizioni che avevano, dei firmatari che avevano richiesto questo consiglio. In particolare, mi dispiace dirlo, del consigliere Figliomeni che è arrivato al terzo appello e quindi insieme agli altri, perché eravamo infatti in un numero buono, si è aperto il consiglio. Quindi questo,
Consigliere Figliomeni, anzi no, non posso rivolgermi a lei, mi rivolgo al Presidente. Presidente, io ho visto chiaramente i fogli delle presenze e quindi chiaramente, siccome il Consiglio è stato richiesto dalle opposizioni, è anche un dovere verso i cittadini che stanno giù di prendere subito posto negli scranni. Cioè, questo è importante. E questo purtroppo con una ricostruzione talvolta fantasiosa non si riesce a far capire ai cittadini, ma io questa volta l'ho voluto dire. Grazie.